Sì, una sconfitta sicuramente che fa male, però la partita va analizzata in modo diverso rispetto alle partite giocate a Salerno e a Verona. Oggi la Sampdoria ha fatto la sua partita, ha creato occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo, è sembrata una squadra viva in certi momenti. Poi ha commesso anche degli errori, se no non avrebbe perso la gara, contro uno Spezia combattivo, uno Spezia feroce per certi aspetti, molto muscolare, sagomato uomo. Noi soffriamo un po' questo genere di partite. Oggi l'abbiamo sofferta meno rispetto alla gara di Verona, per esempio. Però la squadra, secondo me, ha fatto una buona gara, ha perso ed è stata penalizzata. I punti sono impietosi, perché la classifica è impietosa, 2 punti in 7 partite sono pochissimi, ma riteniamo che sia giusto continuare con Marco Giampaolo, e ovviamente martedì ci confronteremo con lui alla ripresa degli allenamenti, ci sarà tutta la società grande completo per parlare con l'allenatore, per parlare con la squadra e per cercare di capire quali sono i problemi e cercare di uscire da questo tunnel fino alla partita col Monza.